Ciao Aglio, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente ci rivediamo dopo un sacco di tempo. Scusate, ci sono un po' di cambiamenti, novità. Presto, presto saprete di cosa si tratta. Allora, oggi sono qui perché vi voglio presentare, come sapete, io sono sempre impegnato dal punto di vista della didattica per cercare di offrire il meglio ai poveri studenti di pianoforte, soprattutto quelli ai primi anni che fanno un sacco di fatica, non vedono i risultati. E quindi gli viene da demordere, ma il trucco è mai, mai, mai mollare. Ho pubblicato in realtà questo libro, risale un paio d'anni fa, ma la nuova edizione del 2022 in realtà è stata ripubblicata da poco. Si tratta di Emozioni al pianoforte, lo trovate su Amazon, e è una raccolta di 20, 21 brani tranquilli, romantici, melodici, che possono affrontare gli studenti che sono appunto ai primi anni del loro percorso, anche ai primi mesi di questo percorso, e posso iniziare a trarre giovamento. Tra l'altro, i brani di questa raccolta che ho creato io sono in ordine progressivo di difficoltà, perché spesso tu prendi dei libri, Cesi Marciano, così trovi i brani con la difficoltà più o meno casuale, mentre questi sono, diciamo, in ordine progressivo, come, non so, Le invenzioni a due voci, cose varie, sono un po', non è detto che la 1 sia più facile della 2, che la 2 sia più facile della 3, mentre questi sono in ordine progressivo e sono tutti brani con sonorità moderne, con pedale e quindi, diciamo, romantiche. Te ne faccio sentire qualcuna affinché tu possa dire cosa ne pensi. Allora, sono tutti brani più o meno di una paginetta, proprio per cercare di rendere più facile il raggiungimento dell'obiettivo, no? Noi prima lo raggiungiamo, prima ci gasiamo e questa cosa qui crea poi, diciamo, un circolo virtuoso che ci fa andare sempre più avanti. Scusa, ma mi sto facendo vecchio, devo mettere gli occhiali per leggere la musica che ho scritto io. Andiamo bene. Questo si intitola La città vuota. Ok, un branetto così senza troppe pretese, che però io spero siano orecchiabili, no? Perché il problema di quando studi il pianoforte, soprattutto se magari non hai un pianoforte digitale che puoi metterti in cuffia, è che chi ti ascolta dice: Madonna, che lagna, questo passaggio lo stai rifacendo 1000 volte, fammi sentire qualcosa. Allora tu dopo un'oretta, 2 orette massimo che studi questa roba qui, la sai già suonare, quindi questo ti dà una soddisfazione abbastanza immediata e ti fa venire voglia di andare avanti. Chiaro, poi il percorso pianistico non sarà tutto così, però iniziare ad avere fiducia in se stessi con un libricino di questo tipo, secondo me, male non fa. Ti faccio sentire quest'altro, a cui sono molto affezionato, si chiama Riflessi lunari, è in 3/4. Senti che carino. Ok, il libro è ancora nuovo e non sta aperto, e questa è una storia triste che tra l'altro è il titolo del prossimo brano.
Ok, ce ne sono diversi e poi c'è questo qui che secondo me vale la pena di farti sentire, poi nel senso vedrai tu se ti piace o no. Questo si chiama I profumi del mare, è un brano di una paginetta, chiaramente siamo verso la fine del libro, quindi iniziano a diventare un pochettino più complessi e ti farò scorrere lo spartito e sovraimpressione affinché tu possa dargli un'occhiata. Vediamo se riesco a fartelo sentire. E qui mi sono ispirato dopo essere andato la scorsa estate o 2 estati fa ad Ischia, in un bellissimo posto eccezionale. Avete visto anche alcuni video che ho pubblicato su questo canale, dei reportage. Quel mare, quella spiaggia, quel posto, la gente serena. Cosa c'è di meglio? E quindi da qui ho scritto I profumi del mare. Ok, spero che anche questo ti sia piaciuta e la cosa che ho cercato di rendere il libro più interattivo possibile, innanzitutto è la possibilità di ascoltare come suonano tutti questi, perché li ho registrati tutti e li ho suonati, quindi ci sono i link per poterli ascoltare, affinché dici ok, voglio iniziare questo brano perché l'ho ascoltato e mi piace, non perché per forza devo seguire per forza tutti, non devi farli per forza tutti. E in più, tutte le volte in cui in un brano viene presentato qualcosa di nuovo, che ne so, c'è un tempo tagliato, c'è un punto coronato, c'è una legatura che non hai mai visto, c'è sempre una pagina di preambolo, ora sicuramente non si vedrà, però c'è una pagina dove ti spiego che cos'è quella novità che potresti probabilmente non conoscere. Quindi sono una cinquantina di pagine questo libricino, ma ci ho messo veramente tutto il cuore, tutta l'anima per farlo. Diversi insegnanti di pianoforte lo stanno utilizzando e sono felicissimo perché mi hanno detto: Cristian, da quando hai fatto questo libro abbiamo risolto il 90% dei nostri problemi con gli studenti che sono all'inizio, che giustamente vogliono divertirsi, vogliono emozionarsi, ma ci sono sempre i soliti branettini in stile classico che diciamo sono bellissimi, ma non hanno sonorità moderne. Quindi questi brani invece riescono a sono piuttosto ripetitivi, quindi magari hai imparato la prima parte, la seconda parte è simile, quindi l'allievo lo impara velocemente. Inizia a mettere il pedale, inizia a sentire queste sonorità moderne, quindi io sono felicissimo. Quindi abbiamo fatto contenti gli insegnanti di pianoforte, che devono fare meno lavoro per cercare brani, cercare di assecondare un pochettino le esigenze di tutti, e ovviamente un lavoro anche per gli studenti, sperando appunto che questo libricino possa dargli emozioni, dato che si chiama Emozioni al pianoforte. Bene, io spero che ti sia piaciuto questo piccolo libro e questo piccolo video. Noi ci vediamo alla prossima e mi raccomando, ci saranno news importantissime. Rimanete qui.